Buongiorno ragazzi, il grande giorno è arrivato. Siamo pronti a partire. Per dove? Per la Turchia. Sì, è una bella giornata. Guardate un po'. Yes, ecco qua. E tra un quarto d'ora andiamo verso l'aeroporto di Bologna e poi verso Istanbul, dove facciamo scalo, e Ankara, dove arriveremo invece stasera. Cosa vado a fare in Turchia? Andiamo a trovare i nostri amici Giulia e Daniel, che vivono là, sono missionari ad Ankara. Ma andiamo anche a girare un documentario, ve l'avevo già detto, ma adesso è definitivo. Avremo 3 giorni abbastanza intensi, staremo ad Ankara 5 giorni, 3 più o meno 3 di lavoro e 2 di vacanza, per così dire. Cercheremo di concentrare tutte le interviste nei primi 3 giorni e poi tutti i b-roll negli altri 2 giorni, girando un po' per la Turchia. Il documentario racconterà dei problemi che vivono le minoranze religiose in Turchia, in particolare la comunità cristiana che conta, protestante evangelica, che conta solamente 5.000 persone ufficialmente in Turchia e che vive diversi disagi che le persone che incontreremo vi racconteranno di questi disagi, delle loro esperienze, eccetera. Sarà interessante, ma adesso dobbiamo finire di caricare la macchina. Non ho mai viaggiato così pesante. Porto con me il drone Phantom 3, porto con me la Blackmagic Pocket Cinema Camera, la D800, la Fuji XT1, 70-300, 24-70 per la D800, 18-55 per la XT1 e 50 mm, 28 mm, 7.5, 19 mm per la Blackmagic Pocket Cinema Camera, con la quale girerò la maggior parte delle interviste. 4 cavalletti, 2 faretti, chi più ne ha più ne metta, veramente ho un sacco di roba, microfoni, registratore audio. Speriamo bene, sicuramente ci fermeranno ai controlli perché è un momento abbastanza teso. Normalmente quando vedono la mia borsa impazziscono già di loro e mi fermano, ma questa volta è quasi certo che ci toccherà perdere un po' di tempo al controllo bagagli. Per questo partiamo un po' in anticipo, in modo da arrivare là con tutto il tempo che ci serve per fare quello che è necessario. Bene, ho parlato abbastanza, si parte! Colazione fatta, ragazzi.
piace la mia nuova, taglio. Adesso siamo pronti a andare verso Bologna. Un paio d'ore, 2 ore e 20 più o meno. E saremo arrivati, traffico permettendo. Siamo all'aeroporto a Bologna, stiamo aspettando di imbarcare, la sicurezza è andata tutto bene, non ci hanno controllato i bagagli, che strano, mi aspettavo chissà cosa, invece niente. Nonostante il periodo un po' complicato ci hanno lasciato tranquilli. Adesso sono le 1:30, alle 2:20 imbarchiamo, quindi ancora una 50ina di minuti. Abbiamo mangiato? Tutto procede secondo i piani. Ok ragazzi, delirio. No, mi sa che bisogna andare al banco informazioni. L'aeroporto è chiuso. Riapre non si sa quando. Hanno annullato tutti i voli perché c'è un buco nella pista. Un buco nella pista. Prova da pazzi. Ok ragazzi, aggiornamento dall'aeroporto di Bologna. L'aeroporto di Bologna è chiuso, completamente chiuso, perché apparentemente c'è un buco nella pista di 5 metri e che provoca parecchi detriti, quindi le compagnie aeree non si prendono la responsabilità di volare con il rischio che questi detriti vadano nei motori e che causino incidenti. Quindi, incredibilmente, per la prima volta nella mia vita, dopo 30 anni che viaggio, per un buco nella pista, l'aeroporto è stato chiuso, i voli tutti annullati e noi siamo fermi a Bologna. Ci daranno un albergo dove dormire stanotte e speriamo di ripartire domani mattina alle 3:55 da Bologna. Roba da non credere. Vediamo di che morte moriamo. Vi tengo aggiornati. Hunger Games. Bisogna aspettare. E forse, solo forse partire. Allora tanto vale occupare il tempo.
andiamo a cena. Siamo ancora all'aeroporto, ultimi aggiornamenti, partiamo domattina. In teoria, se tutto è confermato, alle 5 del mattino, più o meno. E poi arriviamo ad Istanbul, alle 11 da Istanbul ripartiamo verso Ankara, quindi circa intorno a mezzogiorno dovremmo essere ad Ankara. Ho appena sentito Giulia che ci ha consigliato di prendere il taxi quando arriviamo. Siamo abbastanza stanchi, scusate il ciuffo impazzito. Adesso intanto andiamo a cena. Non so se trovo le parole, però siamo in hotel alla fine, un bel hotel. Dormiamo, abbiamo più o meno 3 ore, che sono 3 ore e mezzo più o meno, alle 4 ripartiamo, sono le 11.35, quindi sveglia alle 3 e mezzo, 3.20, 3.40, e poi domattina alle 6 ripartiamo. Mamma mia, buonanotte, sorridete più che potete, perché la vita, anche quando non sembra, è un dono. Ciao.